Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite in compagnia della mia ragazza. Salve. Per andare ad utilizzare solo le nuove armi mitiche, quindi una bella challenge che andiamo a fare sempre ad inizio di ogni nuova stagione. Questo ragazzi è il mio secondo video giornaliero, perché questa mattina come di consueto è uscito il video in cui vi spiego tutto quello che dovete sapere della nuova stagione. Quindi mi raccomando ragazzuoli, recuperatevelo, perché vi spiego come funzionano i nuovi boss, i nuovi poteri, le armi mitiche, i nuovi bunker, tutto quanto, le nuove armi. Molto interessante, anche perché è una stagione dove c'è un sacco di roba da dover sapere. E invece sul mio quarto canale, quello extra, ho caricato il video dove ho shoppato l'intero pass battaglia. Lo sapete, lo faccio sempre, lo faccio ad ogni nuova stagione. Dato che ci sono stati tutti i problemi che ci sono stati dei server, quello lì ho deciso di caricarlo sul quarto canale, quindi vi lascio il link in descrizione. Prima di continuare col video, ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato alle cose oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzuoli, controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane ma nel codice scale dovete reinserirlo. Grazie però di cuore a chi lo farà, è fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video dei prossimi giorni, anche perché ripeto ne caricherò sicuramente 2-3 al giorno, una marea. Lasciate un bel mi piace per supportare queste challenge e consigliatemene altre da fare nei commenti, anche perché ripeto in questa season ci sono un sacco di cose da fare. Mettiamo pronte e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Ok ragazzi, allora io direi di andarci a prendere le armi di Ares e poi di Zeus. Se noterete un ping particolarmente alto è perché coi server europei si crasha ancora, perlomeno io sto avendo questi problemi di crash nei server europei, mentre in quelli americani per ora non sono ancora mai crashato. Ora, io tante cose in questo video non le spiegherò, cioè farò e basta. Ripeto, per il video spiegazione dove vi faccio vedere proprio tutto quanto, dovete andare a recuperare il video di questa mattina. Però, essendo in due, possiamo sfidare soltanto due boss, quindi in questo caso Ares e Zeus. Sempre se non li sfida prima qualcun altro, perché potrebbe essere interessante che li sfidi qualcun altro e noi poi gli rubiamo le armi mitiche e i poteri e i medaglioni. Intanto c'è un po' di gente. Sì, c'è un po' di gente, te lo stavo sto proprio atterrando per dire. Da questa parte perché loro sono atterrati là. Ok, qua. Io qua però ho visto una cesta, quindi voglio un attimino atterrare qui per prendere qualcosa, anche perché non conosco ancora le zone di loot, ovviamente, e quindi dobbiamo un attimino prenderci la mano. Ho le cura bomba, che ormai in duo sono fondamentali, sento una cesta. Qua ci sono una marea di cose. Ho trovato anche il tuono. Raga, ovviamente per lo start utilizzerò anche le altre armi. Se vieni qui, amore, ci possiamo praticamente fullare. Sì, arrivo. Ho preso dei buncateli sopra di te. Ok, vieni. Ah, ci facciamo prima questi. Ah bello, rotte. Esatto, io pure convintissimo che non si spaccano. Aspetta. Facciamoci anche queste. Vai, fatti tu i cocchetti. Ora, stiamo attenti perché... Ok, che cosa c'ho solo la mitraglietta facendo? io. Ok. Per ora non lo sfido. Ci sono le ali se le vuoi. Dove? Sì. Allora, me le prendo ovviamente ragazzi. Mamma mia, devastanti le ali, bellissime per muoversi. No raga, voglio provare subito una cosa. Comunque rimane tutto per aria quando rompi dove sono appoggiati. Sì, appoggiare. Sì, no, è tutto rotto. No, non posso usare il fulmine mentre sto in aria raga. Loro lo stanno usando il fulmine. Sì, ma adesso lo uso anche io. No, sono caduto. Madonna. Sta scappando, ma l'ho preso. Ok, terra uno. Io qua ho atterrato un altro e ucciso un altro. Ok. Ma raga, ma la mitraglietta c'ha 40 colpi in canna? Ah no, c'ha il caricatore aumentato però, fermi. C'ha il caricatore aumentato. Proviamo un po' il nuovo pump. Ok. No, raga, Zeus è poco in safe, quindi dobbiamo sbrigarci poi a far fuori Ares. Poi c'è un altro fulmine, se sì? Lo vuoi. No, per ora mi tengo questo, anche se dobbiamo stare attenti perché c'è altra gente lì. Verso là. Non ho hittato niente e nessuno. Di nuovo, niente e nessuno. Però dovrebbe esserci gente, eh. Li ho visti. Eccoli. Ok. Allora, andiamo Traccato. Giù. Ok, arrivo. Morto. Raga, bravissima. No. Che cos'è? Ah, il DMR. Non lo prendo neanche, ragazzi. Al massimo prendo quello di Zeus dopo. Per ora non lo piglio, però. Allora, vado a sfidare Ares, eh. Poi invece frutta se ti volevi pullare. Ma no, mo dopo vediamo. Per ora sfidiamo Ares e mi va, ci prendiamo il nuovo raga. L'assalto mitico di Ares mi sa che è bello potente. Ok. Ma l'assalto nuovo a me piace proprio, non so se è questo. Sì. È il Nemesis nuovo? No, il Nemesis è quello vecchio, amore. No. Ah sì, vabbè, sì, quello. Quello è quello vecchio. Quello nuovo si chiama tipo com'era? C'era un tizio. Ricordo.
Uno vero? Sì. L'hai fatto fuori? Sì, ma è andato a terra, quindi ci dovrebbero essere i compagni in giro. Sì, 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 sì. Ci sono i compagni in giro. Raga, il sound di queste cose dei boss mi sembra altissimo, quindi probabilmente le nostre voci non so quanto si sentano. Spero bene. Oh mio Dio, ecco, mi scordo sempre che poi spawnano anche questi due. Ma il pump anche a me piace, eh. Però c'ho solo sti tre colpi in canna. Cioè, sembra una mitraglietta sto assalto, è bellissimo. Sì, l'assalto è fortissimo. Il problema è da lontano, amore, secondo me. Da lontano, secondo me, farà abbastanza schifo. Ma guarda quanti ne stanno spawnando ancora di scagnozzi. Ma quanti sono? Madonna, raga. Ok, perfetto, prendiamo il potere, cioè l'arma e il medaglione ovviamente. Il cecco quindi lo ha rilasciato, io lo prendo al posto dei fulmini, raga, tanti fulmini, bene o male l'abbiamo già utilizzati un po'. Sta arrivando la tempesta, dobbiamo assolutamente correre da Zeus. No, il problema è che l'ho sfidato io, quindi adesso Zeus lo devi sfidare tu. Eh sì. Non abbiamo trovato altre ali o altri movement? Avevo trovato io. Ah, moto. Ok, perfetto, dobbiamo sbrigarci anche perché io non ho cure vita purtroppo. Neanch'io. Io allora mi sa che ci muoio. Sei andato? Vai, no, no, vai, sto dietro di te, però vai. Ok. Dobbiamo trovare qualsiasi tipo di cura vita perché sennò... prima c'era frutta lì, però... ormai stava troppo lontana. A parte mi sa che io facevo prima con le ali ormai. Ma infatti pensavo stessi andando con le ali, sì, per quello vado t'ho detto. Sì, vado con le ali più che altro perché sennò ci muoio. No, è che volevo rimanere vicino a te che non so quanta gente c'è mo qui da Zeus. Allora... mannaggia ragazzi, che sfiga però. Ah, ma aspetta, una parte è in no, safe. No, hanno usato zip, esatto, sì. E stanno usando anche le cose, stanno usando le impulsi. Io non trovo cure vita però. Mannaggia la miseria ragazzi, c'è sempre qualche problema. Ok, passi. Ecco, è una Valeria. Stanno ributtando. Madonna quanto è forte. Raga, ma io non lo so dov'è il reboot mo qui. Dove sta? Qua giù. Eccolo. Ce l'ho qui. Ok. No, ci dobbiamo sbrigare un botto. Le bende. E dobbiamo andare a sfidare Zeus. Ci dobbiamo sbrigare da morire. Sta per ripartire. Ma perché noi dobbiamo sempre avere questa sfiga con la tempesta, ragazzi? Ma se non troviamo cure vita, ci rimaniamo qui, eh. Ci rimaniamo. Non facciamo tanto in tempo qua. Non facciamo in tempo. Ragazzi, è già ripartita. Ciaone proprio, no, neanche a dire che gli scagnozzi rilasciano cure vita. Ok, altre bende qua, vai intanto tu sfida Zeus. Fatto. Allora, te ne lancio tre questa volta di c'è bende. C'è anche un NPC qua. No, no, è tipo, è per la sfida. Okay. Ok. Ah, qua c'è già Zeus. Ok, madonna ragazzi, l'assalto, questo assalto che cos'è? Ma poi c'ha troppi colpi in canna, oh. Aia. Bravissima. Che si fa mo? Che si fa? Sono spawnati. Non ci credo. Sono al contrario. Ma lui che deve fare? Che deve no, fare? No, mi serve lo spammone per questi. Sì, contro di questi è meglio lo spammone. Però... Ok, altre bende per fortuna. Ok, lui sta ricominciando. Aspetta e vedrai, ma sì. Cosa... L'altra vita. C'ha lo scudo, li sto sparando dal lato. Io c'ho lo scudo verso di te. Le bende, te ne posso lasciare un paio. Più che altro perché sennò non ci arriviamo in safe. Morto. Bravissima. Il DMR, ragazzi, lo prendo al posto del cecco. Medaglione. No, mi tolgo il pump, raga. Allora, bende. Tieni due. Grazie. Bende. E poi dobbiamo tipo scappare come se non ci fosse un domani, ragazzi. Vai, io c'ho l'impulso e sì. C'ho la bora qui. Mamma mia, ragazzi. No, sto sotto il tetto. Ma dai. Ma chi l'aveva visto? Raga, non ci arrivo. Ma quanto è lontana? No, dai, raga, però non è possibile. La safe stava tutta al mondo sotterraneo e a cupo cancello dall'altra parte. Oh mio Dio. Mamma mia, raga. Ho finito la stamina delle ali quasi. Oh, comunque tu con gli impulsi... Cioè, mi sei stata dietro praticamente, eh? Impulsi è la cosa, però. Con... Ok, con la boccia. Sì. Ok. Ci muoio però, non ci arrivo. No, ma io non ti riesco a prendere. A meno che non vieni proprio qui vicino. Sì, sono qua.
proprio qua vicino. Vieni tu, sto perché venendo, sto con 11 di vita. Madonna mia, raga. Comunque ogni volta così, che storia, raga. Cioè, io non ce la posso fare. Se già iniziamo così, le challenge di sta stagione finisce male qui. Finisce veramente male. Allora, da adesso abbiamo preso tutte le armi mitiche. Andrò ad utilizzare solo armi mitiche. Quindi dobbiamo sperare che qualcuno abbia fatto fuori gli altri boss. Però non so qua. Come si veda. Però dobbiamo curarci noi. Noi dobbiamo... No, era per avvisarti, amore. Sì, dobbiamo assolutamente curarci, ragazzi, perché qua la situazione è veramente drammatica. No, qua non c'è niente e dobbiamo andare verso la safe. Mamma mia, ragazzi, ma che... Ma poi, tra l'altro, neanche un medikit abbiamo trovato. Cioè, solo bende. E meno male che l'abbiamo trovate, tra l'altro, perché se no... Ah, io adesso c'ho lo scatto e il... Lo scatto e la velocità di Zeus, adesso. Scatto, velocità di Zeus e le mie armi anche da lontano fanno abbastanza danno. Però devo stare attento, raga, perché già sono due volte che rischio di finire. Attivo, armi da lontano che fanno danno con l'assalto. Sbroccata tanta come roba. Sì, tanta roba. Oddio, medikit. Ok, quindi io mi fullo così. Ci sono un po' di barilotti anche per te. Visti. Mamma mia, ragazzi, non si può vivere così, però, non si può vivere così. Ok, allora, detto questo... Per me è pure la prima partita della stagione, già che ansia. Sì, ma pure per me, Io ho giocato solo nei server privati fino adesso. Ci abbiamo gente dietro questa montagna. E vorrei provare subito il DMR mitico di Zeus, ragazzi, a questo punto, che non credo si possa, non credo si possa modificare. Ma è tipo mod di cecchino e togli un botto. 137 in headshot. 138 adesso, forse perché mi ero avvicinato un pochino. Ce n'è un altro e sta arrivando. Visto. Ti stai? Visto, davo detto. Ah, ok. Ok, c'era il medikit. Questo era stato appena... T'ha nittato? No, c'era il medikit. Ma ho sentito un rumore strano. No, ho finito io lui. Ah, hai finito tu. Madonna, che rumori strani che fanno ste armi, ragazzi. Sarebbe top trovare... andare... Ah, hanno preso... Ok, ci segna il medaglione lì, infatti. C'è qualcuno che li ha presi. Vediamo qui, raga, questi qua che ci danno adesso... Un attimino, la macchina, no vabbè raga, non me ne frega niente, assolutamente, ok, sì, stanno sparando qua sotto, Madonna! Oh, però la macchina per oro è buona come cosa, stavo a vedere. Oddio. Che è con l'oro. Mi sa me lo rubano quello qua sotto, sì, sono poi tipo delle missioni, oh mio Dio, mi sta sparando da dietro l'albero quello. Ma mi sa che il Goku è un bot, perché mi stava sparando da dietro l'albero. Allora... No, non mi va di usare l'ala, raga. Anche perché sarebbe stato figo con le ali poi poter utilizzare io il... Io vado. Sono andata, cattivissima. Vai, andiamo. Ho atterrato anche il Goku. Raga, sta cosa del medaglione di Zeus è utile, ma non so fino a che punto, Mamma mia. Madonna, questo pump quanto toglie comunque. Anche il nuovo pump non è per niente male. Ma guarda che anche... Cioè, l'assalto è veramente sbroccato. Io andrei a cercare però i medaglioni. Vorrei prendere anche gli altri medaglioni. Comunque, io il lag lo sto sentendo, ma meno del solito, fortunatamente. Cioè, 200 di ping. Oh, va bene. Ok, mi sa... C'è qua sotto qualcuno? No, mi si è buggato. Mi si è buggato. No, si è bloccato, si è frizzato. Non ci credo, come si è frizzato. Si è frizzato il gioco. Sì, oddio. Madonna, ho appena ho parlato del lag... Subito. Hai tirato tantissimo. Cioè, io mi devo star zitto, raga. Che schifo sto gioco, raga. Sta laggando di brutto anche nei server europei. Oh no, quello lì. C'ha quello col medaglione. C'ha il medaglione quello là dietro. L'ho spaccato. Il compagno gli ho fatto male. Ma c'è uno in acqua col cecco. È probabile. Forse di un altro team, però. No, accanto a loro, nascosti in acqua. L'ho presi tutti. Madonna, il devasto coi fulmini. Neanche mi hanno visto. A terra. No, questo sì, c'ha il cecco. Mi ha preso. Craccato, ok. Mamma mia, meno male. Ah, passi? Ma come passi? È un'altra ancora. In acqua. Oh mio Dio. Chi era quello col medaglione? No, non erano loro col medaglione. Scusami. Oh mio Dio. Ma come non erano loro col medaglione? Stanno qui vicino gli altri col medaglione. C'è la corona, ce la vuoi. L'ho presa, questi ce l'avevano tutti praticamente. Madonna santa, ragazzi, no. Ma nessuno con un assalto migliore di verde. Ci hanno provato a cecchinare. Sì. Da di là, da sopra la roba di Ares. Ma... Sì, visti. Non so quanto mi sa che ci conviene andarci. C'è un altro medaglione ancora che si sta avvicinando. Sì. Lì c'era il mio bunkadile. Non lo so quanto ci convenga andare al bunkadile. Io penso piuttosto che adesso vediamo dove va la safe. 123 a 1. Col cecco, raga, quello l'avrei killato. Io non c'ho niente da lontano che miri. Vediamo dove va la safe.
Raga, possibile non mi stanno entrando sta hit? Quanto mi l'odio il DMR. Un po' più verso di qua. Quanto l'odio il DMR, ragazzi. Mamma mia, che schifo. Ok, no, in realtà siamo in safe. Io la cosa di cui ho paura è se ci fanno il giro da dietro quelli con l'altro medaglione. Loro hanno attivato le ali, sì. Uno sta qui, uno sta qui. No. Madannaggia sta roccia. Mannaggia. Mi sto spostando di qua. L'ho hittato. Mi pushano. Sì, quello l'ho spaccato, quello sta pushato, l'ho spaccato. È tipo one shot, ha giocato Buncadile. Nel dubbio. Sì. Ma questo... Ah, uno di loro è stunnatissimo. No, però è scappato. Questo qua sotto è one shot, quasi. Adesso sì, ok. Ok, e l'altro sta lì giù. Ho tutte le armi scariche. Ok, gli ho rotto lo shield. Dov'è l'altro? È nell'altro Buncadile lì. L'avevo spaccato. No, se ne sta andando. Craccato, craccato, craccato. Uccidilo, uccidilo. Lo uccido io con le ali. E ci andiamo a prendere un altro medaglione. E dov'è l'altra arma mitica? Che arma mitica c'avevano loro? Dov'è l'arma mitica loro? Non l'ho vista, onesta. No, regà, no, no, no. Mi sa che avevano solo il medaglione. No, 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 impossibile. Hanno preso pure l'arma mitica, dai. Cioè, la gente di solito fa il contrario. Non prende il medaglione al massimo. No, ragazzi, mi serviva troppo. Anche se era la mitraglietta. Per avere almeno qualcosa da vicino. O il pump. Da di là penso stiano arrivando gli altri. Sì. No, ragazzi, però così no. Più che altro non ci arriviamo neanche a vedere se l'hanno lasciato là. No. C'avevo i medikit lì, eh. C'avevano sì, un sacco di medikit lì. Ho paura che questa mo toglie tanto. Più che altro che c'avevano aree. No, c'avevano Cerbero, quindi sta qui per forza. Boh, proviamo a vedere. Ecco lì, c'è un botto di loot lì a terra. Io ho preso la carne, nel dubbio. No, io non ho cure vita, però adesso dovrebbe togliere due. Sì, e qua ci sono delle bende e un medikit. Raga, mi prendo il medikit da qui. Dai. Dai, ma ce la fai? No, sto rilaggando di brutto. Sopra. Forse sopra. Bro. Allora, dammi un medikit, ti prego. Niente. Ragazzi, qua la situazione... No, c'ho il medikit, amore, tienili tu. Oddio. Amore! Perché hai spaccato? Non dovevo spaccare, mi dovevo raccogliere la carne, ma la raccolgo. Due volte, dici sai, una, ok, due volte. No, ragazzi, dai, ma perché questi non avevano l'arma mitica? Ma neanche c'è in giro, io non la vedo. È perché non stiamo trovando l'altare, dov'è l'altare qua di Cerbero? Non è questo. È qua, sì, è qua, però chissà dove l'hanno killato. No, dobbiamo andare, amore, dobbiamo andare per forza, dobbiamo per forza andare. Io non ci credo, raga, che questi non abbiano preso l'arma mitica. Non ci posso credere. Giuro che se poi scopro dalla registrazione che non l'abbiamo vista, noi impazzisco. Impazzisco proprio. Ma poi era il pump. Qua c'ho altra carne, se vuoi. No, mi sto facendo un medikit. Raga, però non lo vedo, non la vedo. Non ci Ma posso poi non la credere. Pinna, non fa niente. No, amore, questa che cosa la dovrebbero fare, secondo me. No, con le armi mitiche non lo fanno. Comunque siamo, vabbè, 3 contro 2. Vabbè, alla fine, raga, ci siamo presi le nostre armette. Abbiamo giocato con le armi mitiche. E adesso dobbiamo fare la sfida contro l'ultimo team. Però volevo qualcosa da vicino, ragazzi. Però ci metto un botto a ricaricasse st'assalto. So già 3-4 volte che lo ricarico, ma non si ricarica. Io nel dubbio sto guardando se c'è qua. Nel punto che è rimasto in safe. Mi sa che ci hanno visto. Ti hanno visto. Laggiù. Sì. Ok. No, raga, stanno pure fermi. No, raga, il DMR fa veramente schifo. Mamma mia. Ma lo potevano migliorare un attimino. Mi da te. Cioè, voi spiegatemi perché uno dovrebbe prendere il DMR invece che il cecchino. Se è quella la sfida che uno dovrebbe fare. Qua sopra ho messo un Buncadile, se vuoi. Mm-hmm. Poi per carità, so io che non lo riesco a usare perché non sto prendendo neanche la gente ferma, però... Manco a far così. Niente. È difficilissimo, ragazzi, usarlo. È proprio complicato. Ok, uno a terra. Lo sta pressando. Ok. Sto gojo non riesco a... Ma raga, io mi... Ok, l'ho fatto fuori anche quell'altro. È rimasto solo quello, quindi... Oh, non mi entrano più le hit. Ho lasciato a casa la mira. Oh, madonna santa. Ma allora so io il problema. Ma non le riesco a usare queste armi. Ma stiamo scherzando. Ce l'hanno loro. Ma sì, ovvio, amore. Tutte e due, no, quelle rimaste. Tutte e due, sì. Quindi l'hanno rubata loro. No, ragazzi, non ci posso credere. Vabbè, il video di tutte le armi mitiche lo faremo.
da qualche, in un qualche altra, in qualche altro giorno, in qualche altro episodio. Detto questo, ragazzi, allora, abbiamo sbloccato ovviamente l'ombrellino della vittoria. Molto bello quello di questa stagione, devo dire davvero spettacolare. Infatti l'ho già anche equipaggiato, come avrete notato. Faccio davvero schifo con queste nuove armi. L'assalto è devastante, è veramente forte, ma non riesco ad usarlo. Ci devo prendere evidentemente la mano, come col percussore, che pure con quello all'inizio non ci abbiamo nessuna scorsa season, poi piano piano ce l'ho fatta, anche perché questo c'è ancora più rinculo del percussore. Il DMR, cioè proprio stendiamo un velo pietoso, ripeto, sarò io il problema, perché se lo sai usare effettivamente fa un danno spropositato, però diciamo che non fa per me, ecco, diciamo che non fa per me. Detto questo, ragazzi, andremo a fare sicuramente un episodio dove cercherò di prendere tutti i medaglioni, tutte le armi mitiche, possibilmente magari preparando proprio una squad. Noi oggi come al solito siamo andati appunto contro i terzetti, ma vabbè, ormai lo do per scontato. Lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, per supportare queste challenge, e recuperate il video dove appunto vi ho spiegato tutto quello che dovete sapere su questa stagione. Vi ricordo ovviamente il codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato al negozio oggetti di Fortnite, fondamentale per supportarmi. Per noi è tutto, ci troviamo domani con un prossimo qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli, ciao.